cacciare da un balcone, vedete questa valle? Guarda valle. Benvenuti a Guarda Valle, buonasera a tutti e grazie di essere qua in Piazza Immacolata. Piazza Immacolata, piazza della colonna, questa colonna qui che rappresenta la storia. Dovete sapere che questa è una colonna del 1783. Perché nasce questa colonna? Perché c'è stato un terremoto nel 1783 e in tutti i paesi della Calabria ci sono stati tantissimi morti, invece a Guardavalle solo 3 morti e pochi danni, parlano di 40.000 ducati d'oro e per un voto hanno fatto questa colonna. E allora stasera vi voglio vedere allegri, stasera vi voglio vedere ballare, stasera vi voglio vedere con i sorrisi sulla bocca, voglio vedere se avete le carie, se avete le carie. Serata bellissima, questo è il nostro scopo, ridere, stare insieme a Walter. Stare insieme a Walter perché sarà con noi, ballerà con noi, suonerà con noi, riderà con noi e tutto lo spettacolo è per lui e per tutte le persone che purtroppo per questo problema non ci sono più. E allora cosa dire? Prima di iniziare vi auguro un buon anno, vi auguro un buon ascolto, saranno in tanti, tutti gli amici di Walter, tutti gli amici sono venuti qua gratuitamente a fare questo spettacolo, quindi è molto articolato, infatti prima è andato un po' con la pianta chitarra, qui ti devi muovere non so come e quindi sarà molto articolato con delle immagini, insomma, musica, rideremo, insomma, di tutto. E allora iniziamo, faremo questo grande applauso, mi raccomando, non mi fate fare brutte figure, buon giudici, un bel applauso per sindaco, quando io vi chiamo fate questo applauso così non faccio brutte figure, mi raccomando, va bene, che lui non sente che sono un brutto anatroccolo, brutto anatroccolo, io lo chiamo. E allora signori e signori, un applauso per il nostro sindaco! Buonasera a tutti, è matto, lo sapevamo comunque. Allora che dire, buon anno a tutti, buon anno ai miei concittadini, buon anno a tutti voi che dal comprensorio siete venuti per questa serata indimenticabile, una serata particolare, voluta dall'amministrazione comunale, dai genitori di Walter che voglio ringraziare, dalla sorella, dal cognato, dai nipotini, un po' da tutti, dagli amici che oggi sono tutti qua presenti per un atto di testimonianza ad un ragazzo che ci ha lasciati a giugno, ma che amava tantissimo il suo paese, amava tantissimo la musica, amava tantissimo quella voglia di crescere insieme a tutti noi e a tutti gli amici che questa sera sono qua. Se ci sono tante persone è perché era un ragazzo particolare, non c'è bisogno di fare delle lodi perché sarebbe inutile. Una persona che così, mentre parlava con me tante volte, aveva dei progetti bellissimi, tra cui quello di far imparare questa musica particolare e questa grande fortuna che abbiamo in Calabria, questa musica che piace, questa musica che manda dei messaggi precisi. Lui era proprio catalizzatore di questo. E nei discorsi che facevamo prima di questa sua veloce malattia che l'ha fulminato, mi parlava di questi progetti che voleva realizzare. Purtroppo non c'è riuscito, ma io ho tutte quelle carte che mi ha lasciato e ho detto dobbiamo continuare in questo percorso. Così ci ho provato subito, appena c'è stata la possibilità di chiedere alla Regione Calabria questo progetto di questa musica che deve crescere perché insomma può anche essere un volano di maturità della nostra terra. La Regione Calabria che voglio ringraziare la Presidenza della Regione Calabria e in particolare la dottoressa Sonia Monizzi che è stata gentilissima e disponibilissima
ci ha dato un piccolissimo contributo per organizzare questa serata. Questa serata che è l'apice di un programma natalizio ricco, dedicato al volontariato, dedicato a questo grande male, l'abbiamo chiamato grande male. Abbiamo organizzato un convegno dove sono venuti a Guardavalle degli esperti di tumore, abbiamo parlato di tumore, abbiamo parlato di prevenzione, abbiamo parlato di tutti questi giovani e meno giovani che purtroppo ci lasciano così improvvisamente. E quindi era una, alla fine siamo arrivati a questa serata, perché è una serata che deve essere anche di allegria, solo di allegria. E di questo voglio ancora ringraziare Mariolina e Roberto, perché hanno avuto, ecco, la forza, nonostante il loro grande dolore, di accettare questa idea nostra che praticamente è partita un po' da tutti, dal gruppo dei Risalusa, e li voglio ringraziare, dagli Amapol, da tutti i gruppi della zona che stasera si alterneranno in questa serata indimenticabile. Voglio ringraziare in modo particolare Massimo Bonelli e Domenico Panetta, due grandi amici di Walter. Vi chiedo un applauso, perché veramente se stasera riusciamo a realizzare una grandissima serata è merito loro, ma il merito anche degli altri, di Sergio, di tutti gli altri ragazzi che hanno voluto con impegno realizzare questa serata. Che dire, è una serata non solo per Walter, ma per tutti i nostri giovani di Guardavalle che purtroppo abbiamo perso per questo brutto male, per i giovani del territorio, per i giovani del mondo, un male che dobbiamo sicuramente distruggere anche attraverso la musica. Questa sera parleremo di musica, parleremo di Walter, parleremo del suo percorso musicale che ha fatto, anche se breve ma molto bello e molto intenso, parleremo appunto di cose belle. Ci saranno l'alternanza di tanti gruppi, di tanti amici. Vi chiedo sempre calorosi l'applauso, perché faranno questo spettacolo in modo gratuito, non verranno pagati, e questo vi voglio ringraziare. Pagheremo solo le piccole spese, quindi altrimenti non c'erano soldi per poter pagare i tanti artisti che si alterneranno questa serata. Sarà una lunga serata, non abbiamo orari da rispettare, quindi vi invito a rimanere qua a Guardavalle. Questa sera c'è il sole, grazie ad Walter, grazie ragazzi per questa bellissima serata. Avevamo la paura del brutto tempo, invece stasera abbiamo il sole, non fa freddo. Sembra una serata di agosto, sicuramente Walter parlerà insieme a noi dal cielo come tutti gli altri ragazzi. Vi ringrazio ancora una volta della vostra presenza a Guardavalle, e quindi passo la parola al nostro valletto della situazione, Giovanni Montepaoni. Grazie a tutti. Grande piccolo sindaco! Per noi non è insomma il sindaco Giuseppe Ossia, ma è Pino Ossia, l'amico Pino Ossia. E allora cosa dire? Vi invito, abbiamo avuto questa bella idea insieme a Nadia, ci sono tre, qui sulla mia destra dove c'è solo una, lì dove c'è la, insomma, dove vendono i panini, lì c'è uno scatolo con un solo palloncino, anche lì dove c'è l'ortofrutta e su c'è un altro ancora scatolo. Se volete, abbiamo pensato di ognuno di voi che se vuole scrivere un messaggio, una frase, un pensiero a Walter, lo mettete lì anche anonimamente, poi vogliamo raccogliere questi pensieri e forse sicuramente riusciremo a fare un libro, oppure li pubblicheremo, vediamo insomma cosa fare. E allora quindi iniziamo, tu cosa vuoi? Alzi la mano. E mo si svolta. Eh sì, cioè, sì, adesso sì, infatti stavo dicendo, è il nuovo mondo, sì, infatti, stavo dicendo di adesso, mo si balla, no? Mo si balla. E mo si svolta. Ah, allora diremo così. E mo, allora prima come iniziamo, e mo si svolta. Così, bene. Perfetto, mi piace, è una bella idea, mi piace. Ok, allora adesso cominciamo ad alternare queste cose. Cosa dire? Vorrei veramente fare
come prima, così ci diamo una carica. Un unico applauso ai familiari di Walter. E boh, via! Così ci risentiamo. Marolina, Roberto, Nadia. Michele, dove sono i bambini? Dove sono quei diavolini? Sono qua, bene, ok, bene, bene, ok, ok. Bene, allora, iniziamo con la pastorale, quindi Ciaramelli che sono, no? Poi vediamo questi qua e poi subito dopo, aspetta che mi sono dimenticato, non è, no, aspetta con la pastorale, aspetta con questa... L'hanno scortata, costava 2000 euro, è venuto che la scorta, chiaramente che la scorta. Ma guarda, però mi sono dimenticato, e questo è molto grave, perché come si sa, ogni buon, diciamo, conduttore ha una sua bonazza al fianco, quindi ha una bonazza al fianco. E allora le vallette non sono solo al Festival di Sanremo, ma sono anche qua. Allora vi presento, signori e signori, la madrina di questa serata, che più tardi si spoglierà anche per noi. Sì. Prima volevo metterti vicino al sindaco, ma ho detto io. Cioè, il sindaco, insomma, si arrivava giusto qua. Comunque, Beatrice, perché Beatrice è qua con noi? Perché è una cara amica di Walter, non poteva mancare. Lei, la sua bellissima presenza, la sua intelligenza, non è solo una bonanza, ma è anche intelligente. Quindi, come si dice, rimborsati e cioè, tutto. Vabbè, allora, a te il primo pensiero sul Walter. O no? Vediamo. Grazie. Per me è bellissimo stare qui, è molto emozionante. Grazie a tutti. Io penso tante cose di Walter, mi riduco a un piccolo pensiero. Per me Walter era speciale, era piccolo in statura, però era immenso dentro. E questo lo dimostra. Venga vissuta da tutti noi con tanta gioia, perché Walter era questo, era gioia, sole, tanti sorrisi per tutti noi, e ricordiamolo così, anche se dovessimo piangere, che siano lacrime di gioia, non di dolore, perché Walter, io penso che lui ci stia guardando e penso che voglia questo. Sì, e penso che lui ci abbia amato tutti, e con la sua genuinità, no? In modo genuino, semplice, e penso che anche adesso meriti un amore grande che va oltre ciò che è stato il suo destino, semplicemente questo, non so che faccio male. Grazie. Bravissima, e Walter, il titolo della serata è Walter sogna ma non dorme, quindi non dormiamo, allegria, sorrisi, e beh, ma te ne sei andata, avevo freddo, volevo un po' di calore, te ne sei subito andata, io non lo so, vabbè, si emoziona la ragazza. Comunque iniziamo allora adesso con la pastorale, sì, sicuramente, dai, vieni qua, intanto vado a salutare quelli che hanno pagato il canone. Buonasera, Don Marrombo, Luca, buonasera. Lei si chiama? Giuseppe. Saluto anche la platea sopra, non la platea, che gli hanno pagato un fior di soldi. Vieni qua con la ceramella, vieni. Ma ti devi gonfiare prima tu o dopo lei? Come? Prima lei. Prima lei, bene. Allora la gonfio, aspetti che ti do la carica. Ti spara con le mutande, caro. Sa, c'è dopo. Piano, Steve. Hai iniziato.
Giovanni. Bellissimo Muccari. Muccari, di Catanzaro. No, quella di Milano. Insomma, gli asini. Quanti anni c'hai? Bravo, quindi ancora non puoi votare. Beh, questa è uno dei migliori strumenti, Walter la suonava, quindi non potevamo non iniziare con il suo, uno dei suoi strumenti preferiti. Bravo, che mi sono dimenticato il nome. Davis. No, per loro che non se lo ricordo. Davis, Davis è, allora Davis è un nome insomma proprio tipico calabrese, no? No, no, vabbè. Forse lì vedete i film a Palermo, quindi come ti chiami Davis? Invece dice guarda male, come ti chiama? Ah cazzo! Come ti chiamo? Carmelo! C'è a Palermo Davis! Ciao Davis! Grazie Davis! Bravo Davis! E allora la mia, la, vieni qua, vieni qua, vieni qua, senti qua, senti qua, così ti devi essere. Così, e vedi che il pubblico aumenta in una maniera strabiliante. Così, così, no, sediti Norma, no, no, oh, così, stringisca se non parte niente. Ah, andata! Lei è una maestra di karate, suo padre pure, allora ti immagini quando arriva a casa, vuota! Bene, allora te è l'onore di presentare questa, insomma, il gruppo di Walter, o no? Presentiamo Elisa Rosa. Non so che sei Elisa Rosa. Il saluto stanno dormendo. Vabbè, allora iniziamo per... Sì, sì, sì. Elisa Rosa, il, insomma, il gol... c'è la sede, che fa la sede. Un attimo, allora abbiamo Elisa Rosa, il gruppo di Walter. Per chi non conosce, diciamo, il nome, Elisa Rosa, perché Elisa Rosa? Elisa Rosa è un luogo di Guardavalle, una curva che adesso purtroppo non la, con la strada nuova non l'avete fatto, una curva a gomito. E allora c'è una storia che non bisogna dirla, perché intorno al 1555, quando c'erano insomma i saraceni, i barbari che venivano qua a Guardavalle a saccheggiare, a rubare, si racconta questa grande leggenda di questa donna bellissima che si chiamava Elisa Rosa. E allora questa donna è stata rapita da questi barbari e l'hanno insomma portata via, la stavano portando via perché venivano con le navi, salivano qua, insomma la stavano portando via. Allora i guardavallesi, guardavallesi specialmente i giovanotti, non potevano lasciare che andasse via questa bellissima donna, l'hanno presa, cioè si sono organizzati e sono andati incontro a liberare questa diciamo donna. Ebbene, si racconta appunto che la leggenda è che proprio in quel punto è stata liberata questa donna, l'hanno portata appunto qua e in onore insomma di questa grande vittoria, di questo grande successo che hanno liberato questa donna, hanno chiamato quel luogo Elisa Rosa. E allora Elisa Rosa sono loro, il gruppo di Walter. Sergio, vuoi dire qualche cosa? O la dici dopo? La diciamo dopo. Per ora siamo Giuseppe Gallelli, Pino Fiorito, Davis Muccari, Rocco Timpano e Gianni Iapichino. Vi lasciamo allora, Davis è sempre qua, quindi andiamo, grazie. Allora buon ascolto con Elisa Rosa, fate intorno mi pare 5, 6 pezzi, 8, 10, 20, 30, vabbè, faranno 5, 6 pezzi, saranno in ogni compagnia. Grazie e buon ascolto. Visto ci succedeva Luca Cerroni, aveva la guardia a mano e la liberava. Pensare di più curare
sempre nostro, ma appartenente a Guardavalle, il brano da Matagliola. Il brano è dedicato al nostro santo protettore, Santa Grazia, e noi approfittiamo per dedicarla a tutti i guardavallesi che ci, diciamo, ci hanno desiderato fino ad ora. Purtroppo ci ritroviamo a suonare e ricordare un carissimo amico che manca e manca tanto. Quindi volevo solo aggiungere due parole. Credetemi, il nodo già alla gola per me stasera era pezzi. E cantare con nodo in gola per ricordare Walter. Voglio solo ricordare Walter con due parole. Devo scrivere perché non sono mai stato un grandissimo oratore. Quindi io devo dire che per me personalmente essere qui stasera mi costa molto, ma non perché non avrei voluto ricordare Walter, anzi, questa sera in me suscita emozioni indescrivibili, incomprensibili, possono essere incomprensibili per molti. Il Disaluso sono nati in questa piazza, vi ricordo il primo concerto era il 15 luglio 2005. Sono nati in questa piazza, in questo paese, e questo è l'unico motivo che mi ha spinto a venire col mio gruppo a suonare qua. Con Walter abbiamo passato la vita artistica, purtroppo breve, ma sono molto fiero di essere arrivato fino a questo punto con lui, e a volte anche grazie a lui, perché lui era un ragazzo veramente, era un ragazzo lungimirante, un ragazzo di valori dentro indescrivibili. E per il motivo che ci ha legati fin da quando eravamo piccolini. Non c'è bisogno di partecipare a manifestazioni, qualsiasi, a manifestazioni etichettate per ricordare Walter. Io e noi a Walter lo portiamo nel cuore sempre e dovunque. E così sarà per sempre. Mi rivolgo a te, carissimo amico. Dopo essere venuto a Bologna nell'aprile scorso, avevo messo la chitarra nel dimenticatoio, la mia chitarra nel dimenticatoio, perché il mio obiettivo era vederla suonare solo insieme a te. Però dal giorno che ci siamo lasciati sotto casa tua, l'ultima volta che ci siamo visti, quella parola mi ha detto una parola che per me risuona sempre nelle mie orecchie e nel mio cuore. I Disaluso a un anno muorono, se è stato. Ed io ora, ancora molto più convinto, proseguo il nostro sogno, come d'altronde avresti fatto anche tu, caro Walter. Continuerò il progetto di Sarusa con i miei musicisti, ed essendo io adesso l'unica persona con potere decisionale nel gruppo e nel gruppo, lotterò affinché i miei obiettivi avranno raggiungimento, e nello stesso tempo sarò pronto a lottare con qualsiasi cosa o persona insarci il mio cammino. Continuerò per te, Walter, per il pubblico che ci ha sempre seguiti finora, ma soprattutto continuerò per i miei compaesani che ci hanno sempre sostenuto. Continuerò per chi ci ha aiutato ad emergere, aiutandoci a scoprire le tradizioni, come canti, stili e strumenti. Voglio citarne qualcuno che io e Walter ci tenevamo tanto ed io ancora ci tengo. Salvatore Andreacchio, Ulapuni, Antonio Peronacci, Salvatore Peronacci, Vittoria Vetrano con marito Antonio Vetrano, Domenica e Palma Morello, Salvatore Vetrano, Squillo Cedegazzo e tanti altri che è inutile citare. Per Pino Procopio, che da quando siamo partiti la prima volta ci ha sopportato, è fiducioso come noi fin dall'inizio, dandoci consigli.
ci ha aiutato a realizzare il nostro progetto, per i fratelli Guido che ci hanno aiutato a realizzare il nostro primo sogno, il nostro primo CD, e per tutte le volte che ci hanno sostenuto. Un pensiero grandissimo va a due genitori veramente stupendi qua, un applauso lo chiedo io. Mariolina e Roberto, due grandissimi genitori che hanno saputo crescere e dedicare un valoroso come te. Ciao amico mio, riposa in pace. Allarmi, allarmi, la campana suona, i turchi su sbarcati alla marina. Allarmi, allarmi, la campana suona, i turchi sono sbarcati alla marina. Sempre un canto di Guardavalle.
e Aquila Verde.
ancora per la grande partecipazione e per il grande calore che ci date. Grazie. Thank you.
paese, non è insomma un grande paese, ma sicuramente in media è cagliato e sicuro. Questo non ci sono dubbi, non ci sono dubbi. Purtroppo, c'è qualcuno di cagliato? Solo tu, sveniru, sveniru, moriru, meno male. Va bene, allora cosa dire? Walter stava cantando lì con Valentina Balistreri, che doveva essere qua, purtroppo non è potuta esserci per problemi familiari, come non sono potuti venire anche i tarantoli di Gasperini. Allora non ci sono, anche per problemi purtroppo di salute di qualche loro componente, allora li salutiamo, li ringraziamo e facciamo un bel applauso anche a loro. Il nostro ospite, eccetera, vieni qua la bella nostra Beatrice, che voleva dire due cose che durano due secondi. No. Sì, innanzitutto volevo dire due parole per Elisa Rusa, che sicuramente rappresenteranno sempre il cuore e l'anima di Walter. Poi vorrei ricordare attraverso la musica in generale, perché lui era amico di tutti, era amico della musica e anche attraverso tutti noi, e questo lo dimostra perché siamo proprio in tanti. Bellissima, grazie a te della tua presenza. Allora cosa dire, che mi è venuto in mente nel frattempo che viene Peppantoni ti può già preparare. È un grande guardavaglioto, che molto prima che nascessimo noi già lui amava la musica popolare e faceva dei dischi quando non c'erano insomma i dischi, c'era la musica setta, o Trenumeo, eccetera eccetera. Allora lui stasera ci sarà con noi a recitare una poesia che ha fatto lui sul Walter e a cantare Ventu Marinu, che è una canzone molto bella che piaceva tantissimo a Walter. Ma mentre insomma il maestro si prepara, mi è venuto in mente, Massimo, una prima, essendo anche la bella si tratta d'amore, mi è venuta una barzelletta che in poche parole questi atti amorosi si sono incontrati due con insomma grossi come me, dice dobbiamo dimagrire perché insomma io sono grasso eccetera, però il medico mi ha detto che ogni volta che faccio l'amore consumerò 300 calorie. Si gira qui e ci dice papà, da consumo 2000 da consumo, dice come fa da consumo 2000, 1700 o ma convincio e 3000 poi se ce l'ha, eccoci qua. Bene, allora è un guardavaglioto puro, mio fratello dice che è bellissimo, si vede. Oa, onde non ci credo, ma io sono con te. Bene, allora la poesia prima e poi la canzone. Bene, allora vediamo se si sente. Sì, mio fratello ha detto che è uno dei più brutti di Guardavalle. Non è vero niente. Oh, c'è il maestro Calzanini, ti arrepatevi, Possiamo dire? Sì, ok, vediamo questa bellissima poesia. Silenzio per favore. Non è che sia un grande autore, però ho scritto quello che mi è venuto in mente per il mio amico Walter. Partivano suonatori e vinto il genere, e non mi suona la più vita nuova. Ed era amici soli, ho un faro vero, perché è troppo randa, un parte della droga.
suonava sempre a re Lupo Sorriso, erano massimo da semplicità. Un parco soio ormai è un paradiso, poto suonare a pelle tenere. I suonatori è stata Calabria mia, accompagnarono con la musica sua, accompagnarono con viaggio in tuo cielo, donando forza e coraggio alla mamma sua. Amici suonatori calabresi, quando facete feste e le serate, pensate ai suonatori di guitarra e ai famigliari suoi che sono tristi. I genitori suoi tieni dolore, per dire usura e la gioia della vita. Forza e coraggio, sì, ed è un avviso, o sono tu i suoi, sono un tuo paradiso. Bravissimo. Uno di questi giorni, insomma, quando preparavamo il tutto, eravamo a fare queste riunioni a casa di Walter, e allora lui ha recitato questa poesia, prima ce l'ha detto a noi, non nascondo che insomma c'è stato qualcuno proprio che si è commosso veramente. Bene, adesso Vento Marino. Vento Marino, questa è una canzone che scrivi io, ma che a Walter piaceva tanto, ma penso che piacerà anche un altro pure. Insomma, di ringraziare ancora tutte le altre persone che sono arrivate,
sono giù in fondo. Oggi ci sono da Caulonia, da Gasperina, da Montepaone, da Palermiti, da Cinque Fronti, provincia di Reggio, poi Petrizzi, Gagliato, per favore. Facciamo la foto, grazie. E se dovevamo così un terremoto? Attimo. Allora, adesso un grande artista, un grande amico di Val, una grande persona. Sì, di conoscerlo prima, ma ultimamente l'ho conosciuto in una cena, sempre a casa di Vale, una bellissima persona, molto solare, un grande musicista, un grande, insomma, una grande e bella persona. Quindi adesso per voi ci sarà Domenico Sisto. E allora Domenico Sisto insieme al suo amichetto che si chiama Vincenzo Oppidisano. Intanto che la Valletta, felice, no? Quindi felice la Valletta, insomma, assomiglia a me però, eh. Mangi, mangi, dove sei? Gioiosa. Dove? Gioiosa. È gioiosa, mangiate buona gioiosa. Lui è di Gioiosa, quindi applauso al service felice e anche facciamo un applauso, aspettate un minuto, dov'è? A Filippo Montardo che è lì, eccolo lì, con il service FM20, quindi applauso a loro. Colgo l'occasione nel frattempo che ancora si preparino di ringraziare le forze dell'ordine, ringraziare i carabinieri, di ringraziare i vigili urbani e di ringraziare insomma tutti i volontari e tutte le persone che hanno contribuito a questo bellissimo evento. Non andate via, vi voglio vedere però ballare, vi ho visto un pochettino mosci, dobbiamo ballare. Io ho detto una cosa, quando la Walter è volato in cielo, ho scritto su internet un mio parere, ho detto che non riuscivo a spiegarmi la sua lontananza, non riuscivo nell'immediato, però ho detto che il tempo sicuramente ci darà ragione, perché sicuramente Gesù ha un grande progetto su di lui, ho detto io. Ebbene, il progetto è iniziato già al giorno 28, quando abbiamo iniziato a parlare sui tumori, quando ci siamo uniti per sconfiggere questa cosa, e anche stasera. Quindi questo è il progetto di Walter, di stare tutti uniti a vincere questo grande male e a sconfiggerlo con il sorriso e con la musica. Ecco qua. Allora, siamo pronti? Bene. Però adesso la parola alla Beatrice che introduce questi due giovanotti. Che devo fare? Muri di chitarre, synth, basso, batteria e sonorità Middle Europe che si scontrano e si incontrano con la melodia del dialetto calabrese in un progetto che sa di vero e sanguigno, che profuma di speranza per un futuro diverso e più credibile per la musica rock italiana. Domenico Sisto è un artista dalla sensibilità fuori dal comune. È capace di una sincerità disarmante e di comunicare emozioni e pensieri con un linguaggio semplice e diretto, come solo i grandi compositori sanno fare. Il suo disco d'esordio, Un tempo rallenta, è un piccolo capolavoro. Un lavoro seminale per chi verrà dopo. Un lavoro che dimostra come sia possibile contaminare fortemente eppure credibilmente le proprie radici culturali con generi musicali apparentemente lontani. Domenico Sisto, accompagnato alla chitarra da Vincenzo Oppidisano. Sì, buonasera. Aspetta che devo dire una cosa. Chi ha la mongolfiera, non è una battuta, Antonio del Bar, che la portassi qua perché ci serve. Dov'è Antonio del Bar? Quella mongolfiera ci serve, eccetera. Scusa, scusa. Buon inizio e buona fine. Sì, adesso facciamo una scenetta, facciamo finta che io ho perso il chitarrista. E fatelo adesso.
Voglio invitare sul palco una grande cantante. Non posso dire il cognome perché è famosissima. Vi dico solo il nome. Si chiama Ilenia. Ilenia, ci sei? Che è successo? Okay. Ilenia stamattina alle 10 mi ha detto voglio cantare. Ilenia, c'erano le 10. Ma io voglio cantare. C'è un sul cavo. L'hai azzeccato il cavo? Ha detto di sì. Non l'hai azzeccato. Sì. Non è... È il bello della diretta. Forse... Vediamo se funziona, aspetta, funziona. Sì, sì, guarda, funziona. Sì, infatti, stavo pensando di... sì, è una figliola, questa è d'amore. Dov'è? Mia madre. Mia madre, poveretta, sì, si rifà plutonio. Sì, e poi fa la pipì gialla. Una sola? Sì, quanto ne volete, signore? No, si paga? E allora dateci tu. Ehi, ok, alzo un po' il monitor. Una. Sì. Nadia. Ilenia, ma tu sei sicura che puoi cantare? Alzalo un po' qua. Nadia. Sì. Ehi, alzalo un altro po'. Ok. Eh sì, te lo dico io quando devi iniziare a cantare. Tanto non è che si è accorto qualcuno che stiamo improvvisando, eh. Ehi, ci sei? Devi riavviare il banco.
Armenia. Vuoi fare ancora? Vuoi fare ancora? Saluta. Sì, alzalo un po'. Sì, ok. Gianni ha detto ballate, ma io non so se con queste canzoni riuscirete a ballare, sicuramente riuscirete a pensare. Questo pezzo che faccio adesso fa parte di un disco che ho fatto e lo stavo registrando mentre Walter era a Bologna e ci sentivamo tutte le sere e lui voleva che io ogni volta finissi la sera di lavorare a un pezzo gli mandassi quello che io facevo per ascoltare della musica. E questo probabilmente era una delle canzoni che lui preferiva di questo disco. Si chiama Bella come una stella. Un mare arriva fino al cielo, una base, lune ed un monte di Dio.
che lui era tranquillo, calmo, non era per niente agitato, no? Con la sua pacatezza. Ma dove vedete che andiamo vicino al disco? Sì, va, ma come sta? Cioè, come sta? No, no, andiamo vicino al disco. Ok, fammi stare bene. No, andiamo vicino al disco. Vabbè, facciamo il disco. E mi ha fatto andare a casa sua a sentire delle canzoni. La prima canzone che mi ha fatto sentire è questa qua, che io stasera molto umilmente e molto miseramente cercherò di fare al suo livello. Appena ho sentito questa canzone ho pianto, perché è bella. Quindi cercherò di farla nel modo in cui io l'ho sentita. E questo è uno dei pezzi che con lui ho registrato in un mese in cui lui ha voluto fare quello che sapeva fare, ha voluto fare quello per cui era nato, ha voluto farlo anche magari togliendo 2 ore di riposo alla sua stanchezza, togliendo magari, a volte ci chiamavano perché doveva mangiare, però lui voleva cantare. E io stasera canto perché lui mi ha dato delle cose. Forse se sono risalito su un po' è grazie a Walter Guido. Altro. Questo pezzo l'ha scritto quel signore che prima ha fatto il pezzo di quella chitarra. Io sinceramente non so quel nome, Walter mi ha detto che si chiama Yuki. Alle parole tue non credo più. Sei una donna sciapa senza cuore. Io resto solo ma non piangerò. Il tempo delle favole è finito e ho già capito quella che sei tu. Il cuore da un deserto è inaridito ed al tuo amore io pensare.
rischio, si chiama Un tempo rallenta. E questo pezzo è dedicato a Walter. Non l'ho scritto per Walter, perché l'ho scritto molto tempo fa, però mentre lo registravo, un giorno mi ha chiamato, dovevo fare una serata, e mi ha detto: Tommy, stasera canti, mi mandi un po' di forza. E io ho fatto questo pezzo quella sera e ho pensato a lui. La sera mi ha richiamato, mi ha detto: Tommy, ma a che ora hai cantato? E io ho detto: ah, intorno alle 7. Lo sai che mi sono sentito forte. E allora ho voluto dedicarlo a lui nel disco.
musica va condivisa, ognuno fa la sua, ognuno dice la sua, ognuno dice. E io non lo so, io voglio invitare qualcuno sul palco, io non so chi, sinceramente non lo so. E ho voglia di fare questo pezzo perché per molti mesi non sono riuscito nemmeno a sentirlo. E oggi voglio cantarlo, magari non ci riesco, però lo voglio cantare. Perché Walter ha cantato in un momento in cui non riusciva a parlare, ha cantato in un momento in cui non riusciva a dormire. E penso che stare sul palco e avere la fortuna di cantare è una cosa da privilegiati. Io mi sento fortunato e spero di farlo fino all'ultimo dei miei giorni, come l'ho fatto sino a Walter. Nessuno che si univa. Va bene, noi cominciamo, potete salire quando volete. Mi rosa, che bello l'uomo, m'ha ammazzata.
ciao. Thank you.
uscire le altre macchine, quindi questo. Poi prima di questo gruppo così, insomma, non è che è tanto bello qui. Quell'angelo che l'avete, avete sentito quell'angelo che suonava qui, no? Per chi non lo conosce, non la conoscesse, è Ilenia Fiorentino, che è la nipote di Walter, eh? Lo facciamo un bel applauso, dove sei Ilenia? Ilenia non c'è, è con il fidanzato, è con il fidanzato. E allora poi mi sono dimenticato di ringraziare il fonico Alessandro Luvarà, che è lì, perché Luvarà, per questo mi sono ricordato adesso, se è Luva qua, ma se è Luvarà, e allora tiro la lera, così, benissimo, per finire in bellezza. Poi, finché questo bardo giovane si dovrebbe, questo l'abbiamo detto, allora, ascoltate gente, perché in quel percorso che abbiamo fatto insieme a Walter questo Natale di solidarietà, domani saremo a giocare a bingo aspettando la Befana al comune dalle 17 in poi. Ci saranno balli, suoni, canti insieme anche a Ciccio e Ciaccia, che erano qua, ma non so dove sono andati, quindi animazioni con i bambini, con tutti, anche i grandi. Poi giochiamo a bingo, che ovvero giocheremo a tombola, 50 centesimi la cartella, e i soldi, guarda caso, poi li diamo all'associazione Sassolini di Catanzaro, è un'associazione di volontariato che opera nell'emato-oncologia pediatrica dell'ospedale Ciaccio, quindi parliamo dei bambini purtroppo ammalati di tumore, e quindi aiutiamo con 50 centesimi, ci divertiremo, guarda caso il tombolone lo farà Giovanni Montepaone, e quindi saremo lì anche a divertirci, va bene? Allora, questi scaldamitati, questi, mi sono ricordato che faccio danno, che in tutta questa, diciamo, qua vedo tutta questa tecnologia, una volta non c'era tutta questa tecnologia, e mi sono ricordato che insomma una bella barzelletta, che si erano riuniti i più grandi scienziati mondiali in questo tavolo, una mondovisione, c'erano i giapponesi, gli americani, i francesi, insomma parlavano delle nuove tecnologie moderne, e c'era il cinese che mentre parlavano di queste nuove tecnologie si alza, lui così si alza con la mano come faccio io e parlava, diceva sì, pronto, dimmi tutto, come stai? Allora la gente dice, ma come faccio a parlare a questo cane se non avevo un cellulare? Allora dice, questo mi dice, ormai noi cinesi la tecnologia è più avanti, non abbiamo più bisogno del cellulare, ormai abbiamo messo il microchip dentro la mano e si carica con il battito del cuore, e io non serve usare il cellulare, un carro qua ce l'ho dentro la mano. Si alza l'americano, come era seduto, si alza e parlava così, sì, dimmi amore, non ti preoccupare, Ferrone, dice, ma che ti fa l'italiano su qualche, dice, ma che te lo faccio, ci scappa da solo, dice, no, ormai noi americani abbiamo superato i giapponesi, ormai il cellulare ce l'abbiamo nel cervello, qua dentro, quindi posso comunicare anche solo con il pensiero, l'italiano, a me lo dice, l'italiano, dopo un po' così energia, si leggito lo tavolo, ci dice una scorreggia come si deve, ma proprio ci vuole parangelista, scusate, mi sta arrivando un fax, dice, e che mi arrivano fax, e sempre perché prima dicevano ventumarino, la nave, mi è venuto in mente che c'era una nave che stava affondando, proprio che stava affondando
Stato Sanato, 3.000 persone, a noi si stava affondando, che se cavolo uno si è preoccupato, loro cercando di chiamare gli altri, dice la nave sta affondando, vedi che affonda, la nave. E uno stava dormendo per gli affari suoi, una cosa, non c'è come muoviamo, senti, attira, leviti, leviti, io, leviti che la nave che affonda, che su casa si da tutto, pare che è la mia, dice. Siamo così e dicesi dottore mi do la ca e sposto in giugna dottore mi hanno malalosa punti di su ti mangi non ti mangiare basta c'è il mio manager dice stati questi bene allora adesso abbiamo signori e signori del Mafolco mi sono permesso di fare così perché sono degli amici come gli altri ma loro li ho cresciuti, più tardi mi pagheranno anche. Allora, bisogna fare una bella introduzione, gli Almafolk. Chi sono questi Almafolk? Gli Almafolk perché si chiamano Almafolk? Sono l'anima del folk, ecco, per questo si chiamano Almafolk. Nascono 4 anni fa, sì, circa 4 anni fa, hanno fatto già un CD, nel 2012 hanno fatto un CD, sono in lavorazione con l'altro CD, se tutto va bene quest'estate lo presenteranno e hanno anche una pagina su Facebook che è Almafolk Magiche Serate. Però mi preme dire anche questo, che è una cosa molto importante, tutta questa storia di stasera, come nasce? Tutta questa storia, quindi Lisa Rusa, loro, queste persone che amano la musica, nasce in modo particolare appunto a Guardavalle perché? Perché Walter insieme ai suoi amici, ovvero Annunzio, loro suonavano nei Catoli, da soli, suonavano e suonavano le canzoni, queste canzoni popolari, quelle di Yuppie, quella dell'altro nostro compaesano che purtroppo non c'è, di Ubeio, con la musica e l'album di Santa Cazio. Insomma, allora loro cantavano in questi cattogli, così, queste canzoni, giovani, e allora poi hanno incontrato Sergio, hanno incontrato Rocco e insomma hanno aperto, hanno detto perché non facciamo un gruppo? E infatti Nunzio e Rocco facevano anche parte dei Lisa Rusa. Poi ognuno ha seguito la loro strada, ma è importante dire che si sono sempre voluti bene e si continuano ad essere molto professionisti perché appunto si vogliono ancora bene. Quindi ecco, questi sono gli Almafolk che adesso ci allieteranno con la loro musica. E allora dove siete Almafolk? Siete qua? Dove state parlando? Alessandro, dai, mo! Siete impegnati? Chi manca? È andato a fare la cacca? Non ci è andato a fare la cacca, scusa. Così? Non ci è arrivato adesso? Hai fatto la cacca? Allora, non c'è il bonazzo della compagnia. Sì. Allora, gli Almafolk si preparano. Dov'è Alessandro? Alessandro Carnà, per problemi di lavoro, perché adesso lui è a Milano, ha lasciato al lavoro. Vabbè. Lavoro, ha lasciato gli Almafolk, ma per forza. Però stasera, per Walter, è qua con noi, quindi ci sarà anche lui. Allora, quindi applauso. La mia valletta vuol dire qualche cosa, gli Almafolk? Va bene così? Vuoi dire che sono bravi? Non lo so. Veloce, che se no il nostro manager si arrabbia. Intanto cominciate a riscaldare gli strumenti. Va, come si chiama? Nunzio, sia ben chiaro che Nunzio è qua e fate un bel applauso con la febbre a 38, eh? Ok? Questa non è una bugia, quindi ha la febbre a 38, infatti prima gli ho messo la supposta. Sì, c'era. No, per favore, no, perché qui c'è la farmacia, mi viene in mente una barzelletta. La supposta, c'era una supposta, adesso sono in sciopero le supposte, eh? Sono in sciopero. Perché? Perché si sentono presi per il culo. E poi c'era una supposta insieme a un missile, lo ha guardato e gli fa, beato tu che vai in cielo. Va bene, ci siamo? Dai, ancora con la chitarra, parla tu. Dico che... vabbè, sarò forse un
po' ripetitiva, però penso che anche attraverso gli Alma Folk c'è il semino di Walter. Sentiremo l'essenza di Walter. Penso che Walter farà sempre parte di ogni gruppo musicale. Ci sarà sempre un po' di lui in ogni loro nota, in ogni parola, in tutto ciò che loro vorranno trasmettere. Ci sarà sempre un po' di Walter. Allora, per favore, qualcuno che chiudesse la porta da quella parte che c'è vento. Allora, iniziamo con questi Alma Folk. Voi siete riscaldati, va bene? Oh, perfetto. Ci siamo? Allora, signore e signori, però faccio la presentazione americana, perfetto. Me ne devo andare, sì. Signore e signori, per voi, Alma Folk! Thank you.
Thank you.
Ad amico, e poi si è trovato in un rapporto fraterno.
iniziava a darmi anche i testi delle sue canzoni, le canzoni di Elisa Russo, che infatti ho qui davanti a me, infatti questo momento si chiama Asa Elisa. E io per prendermi in giro mi sono comprato anche il book con il suo, arancione, perché lui lo voleva così e io lo volevo così. Ho voluto imparare a vedere come la suonava lui, perché era un gran maestro, era stato anche un maestro di vita. Con le parole non sono proprio bravo per niente, perché di solito uso le canzoni per trasmettere qualcosa a un'altra persona. Però lui a me ha dato tanto, e continuo a dare tutto quello che mi dava prima, lo dà anche ora che non c'è più, perché basta che io guardo quelle foto insieme a lui, o quei video che ho insieme a lui, e capisco molte cose. Ho voluto spendere questo fatto valore su questo brano perché il titolo è Calabria, è un brano che viene dalla nostra terra, e lui ci teneva molto la nostra terra, e l'ha portata avanti fino alla fine. Per questo volevo salutare con un applauso di persone come voi. Bye.
nascoste, siamo tutti messi male. Quindi, ora io provo a fare una canzone perché ho le mani congelate. Ci provo, non so se riesco, Nunzio, non so se ce la faccio. Questa canzone la voglio dedicare a un carissimo amico, perché prima mi ha detto, ma la fai quella canzone? Sì. La richiama ragazzi, ubiti. Peggio, peggio.
scusate, mi chiamate tutti quanti Gianni per favore? Gianni! Io mi chiedo, no? I presentatori vengono pagati per quello che devono fare. Quindi Gianni, non ti devi muovere dal palco. Non ti indaghiri, o capisci, come dai a dire? In arabo. Sono andato a fare la pipì. Non ti puoi assentare per queste cose. I bisogni fisiologici si fanno dopo. Vabbè, ma te ne tena. Vabbè, domani lo mandiamo, tanto lui lavora già in ospedale. Sì, in neurologia. No, me ne sono ricordato un'altra proposta. No, no, non la posso. Che devo fare? La presentazione? No, è tipo quello di Barzelletti. E che devo fare? Io sono altro, non posso andare. Sì, 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 una Barzelletti, signore. Abbiamo due ospiti, già, non si è dimenticato. Ah, sì, sì. Aspettate che prenda l'agenda perché... Sì, allora ci sono due ospite, che sono donne. Se erano maschi ospiti. Uno sono ospite. Sono due belle ragazze, le sorelle Santoro, che canteranno per noi, suoneranno per noi la quanto tempo ci vuole per affinché tutti aggiusti? Spero poco. Sai che sono quei tre? Volevano andare al bar? No, mio cugino e altri due amici mi stanno aspettando. Io come finisco il concerto, devo partire per Torino. Bella roba. Quindi vedo due modi. Allora che scappo per dice vado nel bagno, il bagno è occupato. Dice ma che fai? Allora torni nella stanza, poveretto. Dice ma va bene, non bisogna scorgiarsi, trovo una busta, ambusto non c'era, in modo che c'è tua cazzo. E tua cazzo, non c'è due balconi. Gli do balconi, come a gira che le tiene in gente, dice ma tua cazzo, preso dal panico, vita che lui ha che faccia così. Ci tiro un pigiama, paravam, dentro un pigiama, ci chiudo un pigiama, la mattina seguente, nella sala d'attesa, che lui ha che dormia così, parlava solo, guardatemi adesso, non avete guardato. Parlava solo e faceva così. Dice? Sì, uno, giusto. Sì, giusto, uno. Sì, due. Sì, dice, giusto. Sì, sì. Non è più. No. Sono che scascenda, uno che parlava solo, sempre che faceva uno. Sì, no. Sì, giusto. No, Che? Ma scusate, che succede? Che avete, ci disse? Compare me, stanotte mi succede
una cosa sana, ma vuol dire. Allora, che uno si cacca in coglio, poi dopo non succede, va bene, succede, è successo, va bene. Due, che uno si cacca la notte, può non succedere, va bene. Ma terzo, come dice, unicato, tra i mutanti e un pigiama, ancora non ci uno capisce. Questa è una Santoro e lei è un'altra Santoro. È un'altra Santoro, tutta la famiglia Santoro è qua. Santoro, Federica, lei, la sorella. Simonetta, bene. E lui è Santoro piccolo, quindi è un Santorino. Santorino che si chiama Claudio. Umberto. Bene, vi lasciamo allora con questa ninna nanna. Buonanotte a tutti. No, calma, non ce ne andiamo, che dopo ci sono gli Amafolk e poi insomma ci dobbiamo ancora riscaldare. Beh, buona ninna nanna, grazie.
sorelle e il fratello e i cugini Santoro, visto che sono tutti, anzi, le sorelle gemelle, anche se non si vede, le sorelle Santoro. Io questa non so come definirla, perché l'ho chiamata sempre la mia piccolina, perché me la sono cresciuta, l'ho conosciuta che era così e ora l'ho rivista così, veramente ho cambiato qualcosa. Sì. Che è Federica Santoro, forse la conosce come Federica. Un applauso, dai. Ora ci accompagnerà in un altro brano insieme agli Alma Folk, ci sarà Giovanni che è con noi. Un applauso per Giovanni, amore. Si spera. Giovanni, facci la tua canzone per l'altra volta. Thank you.
ringraziare di nuovo le sorelle Santoro. Facciamo un applauso a Simonetta Federica e al fratello Umberto, se non sbaglio. Ettore il padre, giusto? Facciamo così, andiamo come jukebox, senza però mettere i soldi, richiedete il brano. Non ci proviamo, vediamo l'ora cosa dire. Dai, che brano andiamo a fare ora? Mi sembra di aver sentito Luna Turba. Chi l'ha detto? Lo sapevi, no, era truccato questo. What?
grazie. Bene, andiamo avanti con un'altra tarantella.
in omaggio ai Fale. Il titolo della canzone è Italia. Non mi ricordo bene le parole perché... Io non ho capito, ma lo devo fare io o lo devo fare la loro?
per parlare voi.
senza voce, che la notte siano a serenate fino alle 7 della mattina, a gridare, sotto il balcone, e poi se ne sono fatti una cosa. I'm gonna go.
serata, sono tutti d'accordo, cioè, con freddo, volevamo invitare sul palco, non se tu chiama uno che io chiamo l'altro, ci sembra a fare scherzo. Allora vediamo Gianni il primo, Gianni Jacopini, Gianni Iapichino, non scherzare di cognome, Vladimir, sali su, poi chi voleva l'altro, Valentino Piera voleva sul palco. Avanti. Gianni non fare l'atletico, cerca di fare l'atletico, le sorelle Santoro, le sorelle Santoro sono qua, Rocco Timpano, Rocco Timpano, Rocco Timpano al basso, Valentina Chiera, sta arrivando. Thank you.
bravissima, molto brava lei. Faccio lei, signorina. Bravissima. Basta che se no si va. Sono bravissima. Gianni, è gratis. È gratis. Ma che devo iniziare, scusa. Questo è un omaggio ai nostri amici di Manassana, un gruppo molto bravo, e il titolo è Stasera non mi divertire. E noi stasera siamo tutti qua per salutare il nostro carissimo amico, e ci dicevo stasera di